due tripe, ha ammutolito la panchina avversaria e ha dato fiducia ai propri ragazzi. Sì, sì, siamo stati bravi nei secondi due quarti a chiudere la partita quasi subito, perché alla fine siamo entrati bene in campo col giusto atteggiamento, cosa che non avevamo fatto nei primi due quarti. Però magari forse sarà stata la prima partita in un campo grande, la differenza di ci può restare tanto, però ecco, l'importante era portare a casa la vittoria e l'abbiamo fatto, penso, anche bene. Dimenticato prontamente Livorno, quindi praticamente ci sarà un futuro impegnativo, ma diciamo così, con l'impegno e con la determinazione può essere superato. Sì, no, quello, noi ci alleniamo tre volte alla settimana con il solito impegno, nonostante le vittorie, sia se erano vittorie o sconfitte non cambiava niente, comunque noi dobbiamo fare il nostro percorso, poi quello che come finirà il campionato vedremo, ecco, ogni partita è a sé. La sua storia. Gian Andrea, una bella prestazione la tua, come del resto sempre, per tutta la squadra. Ma io sono solo contento di essere tornato qua, perché comunque è un gruppo di ragazzi questo fantastico, infatti si vede in campo, perché comunque anche nei momenti di difficoltà riusciamo quasi sempre a venirne fuori, e per quanto mi riguarda io mi interessa poco, insomma, dei punti, come ti avevo detto anche l'altra volta, l'importante soprattutto se c'è una giornata in cui Matteo fa sempre canestro così, io non posso che dargli la palla e aspettare a vedere quello che fa.